Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport. Ogni martedì su Radio Attività. Buon pomeriggio, eccoci su Radio Attività, Massimo e Guido pronti ad iniziare il caffè dello sport. L'appuntamento del martedì sulle frequenze di Radio Attività, naturalmente una puntata davvero particolare, un itinerario splendido, quello di cui vi parleremo nella puntata odierna, per cui il mio invito, il nostro invito è quello di restare incollati sulle nostre frequenze. Che profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto, le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Buon caffè e buona puntata a tutti! Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Buon pomeriggio gentili amici di Radio Attività, un caloroso saluto da Guido Roberti, questo è l'appuntamento con il caffè dello sport come tutti i martedì sulle frequenze di Radio Attività. Staremo assieme fino alle ore 15, fino alle ore 21 per coloro che ci stanno ascoltando in replica. Puntata davvero molto interessante, vi presenteremo un evento con tutti i dettagli del caso. Prima di presentarvi però l'ospite, do il ben ritrovato al collega Massimo Petronio. Ciao Massimo. Ciao Guido, mi unisco al discorso del caloroso saluto perché so che in questo momento ci sta, visto le temperature polari e peraltro anche di temperature o comunque di meteorologia in qualche modo. Parleremo anche nell'evento che andremo a raccontare oggi. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, siamo vicini ai 3000 mi piace, quindi il caffè dello sport su Facebook, mettete il vostro mi piace, seguiteci anche lì, vedete anche le foto di tutte le puntate, tra cui anche questa che abbiamo appena pubblicato. Presentiamo allora l'ospite che ci terrà compagnia in questa puntata, è un collega ma la sua attività non si ferma alla vita giornalistica, ci presenterà, ci farà una scheda introduttiva proprio in apertura di trasmissione. È stato anche nostro editore, se ti ricordi questo aneddoto Massimo, per una rivista locale, è Tommaso De Mottoni. Ciao Tommaso, benvenuto a Radio Attività. Ciao, grazie. Sì, ci ritroviamo dall'altro lato della barricata, però ci ritroviamo. Stavolta in vesti di intervistato, quindi benvenuto a Radio Attività, benvenuto al Caffè dello Sport. Allora, oggi si parla di S1 Trail. Ho detto giusto la pronuncia? Hai detto benissimo. Bene, la corsa della Bora. Esatto. Quindi, questo qua, raccontaci tutto perché siamo veramente curiosi di sapere tutto su questo evento, quando ci sarà, qual è il percorso, come si svolge questo evento. Guarda, S1 perché si svolge sul sentiero 1, la corsa della Bora perché è una gara lungo quello che è la nostra provincia, tutto il costone della provincia di Trieste. Quindi partirà da Muggia, da sotto il Duomo di Muggia, attraverserà la Val Rosandra, salirà a Basovizza, da Basovizza si arriva all'obelisco di Opicina per poi continuare sul costone esterno fino a Porto Piccolo a Sistiana. Una corsa a piedi o camminata veloce, perché l'abbiamo aperta anche a chi cammina a passo sostenuto ma cammina, di 53 km oppure di 21 km per chi ama la mezza maratona e vuole un qualcosa di più veloce o non se la sente di fare tanti chilometri. Quindi una doppia possibilità per chi parteciperà. Diamo anche riferimenti delle date, quando è previsto questo evento? Guarda, la data è tutto un programma perché è il 6 gennaio, quindi un giorno in cui di solito si è troppo pieni per mangiare, ma si continua a mangiare, non ci sono tante cose da fare. Allora, l'anno scorso un 6 gennaio proprio devastato dai pranzi natalizi, stufo di stare in casa a mangiare, ho detto ma cosa si può fare, non ho trovato niente di interessante e vado a farmi 50 km di corsa, ma così come in allegria. Esatto. Sì, così uno si sente meno in colpa per gli stravizi natalizi e simili. E così abbiamo deciso di farla il 6 gennaio, anche perché il nostro Carso, la nostra città d'inverno, nelle giornate limpide, nelle giornate di Bora, con quel freddo pungente ma secco,
È fantastica. Noi che ci abitiamo non ce ne rendiamo conto. Io che ho vissuto per anni anche a Milano in pianura con la nebbia, col freddo che ti entra nelle ossa, ho imparato, stando lontano da Trieste, a dare importanza a questo clima che noi diamo per scontato, ma non lo è assolutamente. Quindi una corsa che è all'insegna della bora, in un momento non del tutto scontato, ma che tutto sommato si presta, ci stava bene. Poi sai, se uno non fosse sazio, ai nostri ristori non ci sono le classiche arance tagliate o pezzetti di mela. Noi ai ristori metteremo il prosciutto arrosto, metteremo la iota, le palacinche. Quindi chi vuole correre veloce se la farà tutta ad un fiato. Chi invece la prende come una festa avrà una bella passeggiata gastronomica. Quindi diciamo che uno non si sentirà neanche più di tanto in colpa a fermarsi, diciamo, nei vari punti di storia, perché comunque poi smaltisce via via da un punto all'altro con la corsa, con la camminata. Sì, sarà un magna e brusa. Facciamo un passo indietro. Tu sei un corridore nato, perché la tua scheda dice che sei abituato anche alle grandi distanze, per cui non puoi che dare il buon esempio ai nostri radioascoltatori. Ma guarda, sì, in effetti questa gara di 53 chilometri è nata come un tentativo su distanza breve, perché io in realtà ho detto, ma mi piacerebbe organizzare qualcosa, facciamo una gara da 180, 200 chilometri, e tutti mi hanno guardato storto, allora ho detto, ma forse è meglio partire con una da 53. Io in effetti amo correre, ma amo la corsa non tanto come gesto atletico. Infatti non la considero un'attività di atletica leggera, e la nostra manifestazione non è una corsa di atletica leggera, è una corsa in montagna. In montagna, come sulle lunghe distanze, la corsa è lo strumento per vivere un'esperienza, per fare un viaggio, esattamente come la macchina potrebbe essere il modo che tu utilizzi per andare dal punto A al punto B. Puoi scegliere la macchina, puoi scegliere la bicicletta. Ecco, la corsa è un mezzo. Lo scopo principale è vivere il carso, vivere all'aria aperta, vivere l'esperienza di viaggio, anche con le persone che si incontrano durante quel viaggio. Perché sai, su una gara breve, dove tu sei concentrato ad andare veloce, hai il fiato corto, non ti guardi nemmeno intorno, non ti rendi conto del tuo vicino, non ti rendi conto tanto del paesaggio. Su un viaggio come questo hai tempo di scambiare una parola, hai tempo di conoscere la persona accanto, quindi si creano anche dei rapporti, scopri l'ambiente, vedi dei punti che non avevi notato prima, ti fermi a fare una fotografia. Quindi io vivo la corsa come un'esperienza più ampia, come uno strumento comunque per scoprire il territorio. Questo è un po' anche lo spirito della nostra gara. Ciò non toglie però che dal punto di vista atletico e agonistico abbiamo tutti i crismi, perché facciamo parte della ITRA, che è l'Associazione Internazionale di Trail Running. Siamo comunque una società affiliata all'ICS, che è un ente di promozione sportiva riconosciuto. Siamo facenti parte del circuito dell'Ultra Trail du Mont Blanc, quindi abbiamo tutte le carte in regola, oltre ad essere confederati con la FISCHI, che è la Federazione Italiana di Ski Running. C'è l'atletica, non l'atletica, la competizione sportiva, ma prima di tutto c'è l'esperienza. Abbiamo solamente introdotto la S1 Trail, la corsa della Bora. Noi ci concediamo una prima breve pausa e poi torniamo in studio qui su Radio Attività. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare alla Teccia. Poste aspetti, chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchio a Trieste e le patate in Teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la vecia alla Teccia, che il caffè te lo offro mi. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e
folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. La corsa della Bora qui su Radioattività, ne stiamo parlando con l'organizzatore Tommaso De Mottoni, ma penso che non sei l'unico a organizzare, penso ci sia anche uno staff che ti dà una mano a creare tutto questo, quello che ci hai raccontato nella prima parte e che continui a raccontarci adesso in queste prossime parti del Caffè dello Sport. Chi organizza con te questo evento? Ma guarda, in realtà io sono proprio la punta dell'iceberg. La squadra è una squadra composta anche da degli altri amici che corrono, Riccardo Guarino ad esempio, Alessia Draghini, mia sorella Susanna, che anche voi conosciamo e salutiamo, approfittiamo. Salutiamo, cioè. Nicola Santini, che è il mio socio da tantissimo tempo e tante avventure, e in più c'è stato un grandissimo appoggio da altre società come il CAI, l'Alpina delle Giulie, che ci ha appoggiato sia con mezzi che con appunto un aiuto organizzativo, che altre società appunto della realtà podistica atletica triestina come la Evirud di Muggia, che ci aiuterà a gestire, a mettere in piedi la parte iniziale del percorso, quindi la partenza. E oltre a tutto questo supporto c'è stato una grandissima risposta da parte anche di quelle che sono le istituzioni. Di solito, e io ero terrorizzato di interfacciarmi con comuni e enti vari, perché di solito ci mettono di fronte a dei muri, in realtà questa volta sono stati tutti disponibilissimi, hanno sposato l'iniziativa, ci hanno dato un appoggio incredibile, in particolare la provincia, il comune di Trieste, il comune di Duino Orisina, il comune di San Dolligo della Valle, il comune di Muggia, e tutti quanti ci hanno patrocinato, ci hanno aiutato molto in questa iniziativa. E questo è molto importante, perché vuol dire che condividono l'iniziativa, che certo, ha un valore certo, anche importante per la città, certo, perché come dicevi nella prima parte è tutto un modo di vivere anche la città di Trieste, certo, lungo un percorso e anche da un punto di vista turistico, perché mi dicevi nel fuori onda ci sono anche, finora ovviamente le iscrizioni stanno andando avanti, ci sono anche diversi iscritti da fuori Trieste, certo, se non la maggior parte. Guarda, infatti sì, tra gli altri che ci hanno anche molto appoggiato, abbiamo anche Turismo FVG che proprio si occupa di turismo in primo luogo. Stiamo guardando le iscrizioni e le iscrizioni ad oggi siamo 450, che è un numero di gran lunga superiore alle nostre aspettative, perché non stiamo parlando di una gara di atletica su asfalto, è una gara particolare su sentiero, quindi i numeri che ci si aspettava erano numeri attorno a meno della metà, tanto che tra un po' dovremo proprio chiudere le iscrizioni, perché la capienza dei sentieri è limitata, al contrario delle strade dove si può, diciamo così, avere una disponibilità maggiore. Ma la cosa interessante è che abbiamo iscritti da tutta Europa e in percentuale in questo momento i triestini e le persone che vengono, diciamo, da un raggio di 20-30 km da Trieste sono la minoranza. Venendo qui guardavo appunto sul sito, si è appena iscritto una persona dalla Slovacchia, abbiamo iscritti dall'Austria, abbiamo iscritti tanti dalla Croazia, dalla Slovenia, da tutta Italia, quindi anche dalla Sicilia. E questa è una cosa molto bella, perché innanzitutto un iscritto, prendiamo ad esempio dalla Lombardia, non significa una persona a Trieste, ma significa almeno due o tre persone, perché non ci si sposta mai da soli, si viene con la famiglia o con amici. Quindi questo significa alberghi che lavorano, ristoranti che lavorano, in un periodo poi che è un periodo effettivamente che a Trieste e in zona non è particolarmente alto. E abbiamo anche qui trovato un grande appoggio da quello che sono le realtà commerciali, come i maggiori alberghi con cui ci siamo convenzionati, che hanno sposato immediatamente l'iniziativa, ci hanno fatto delle condizioni di favore che abbiamo esteso a tutti quelli che si iscrivono, in modo da portare comunque una ventata nel vero senso della parola di vita a Trieste, sperando che ci sia anche la Bora, perché e
c'è un filo conduttore che accompagna questo percorso, sperando sempre che appunto sia sferzato dalla bora il cammino, la corsa dei nostri amici, e riguarda i sentieri, sentieri anche particolari, caratteristici, aperti tra virgolette anche per l'occasione, con il denominatore comune, la vista sul golfo. Questo accompagnerà tutto il percorso. Voilà, hai proprio riassunto alla perfezione quello che sarà la gara. Allora, partiremo da Muggia, andremo a Santa Barbara e poi da lì per Caresana andremo in Varosandra. Da lì in poi la vista del mare sarà una costante. E per quanto riguarda gli aspetti più particolari, dal pezzo di Prosecco, quindi da Prosecco Contovello a Santa Croce, riusciremo a passare su dei sentieri anche un po' dimenticati sotto Contovello, che passano in mezzo alle vigne del Prosecco, dove, vista la grande quantità di veneti che avremo, gli faremo presente che il Prosecco nasce qui e non da loro. Ecco, un po' di campanilismo ci vuole. Quindi li faremo passare attraverso queste vigne grazie alle comunelle, che sono state disponibilissime, ci hanno, nel collaborare ci hanno appunto consentito il passaggio. E poi proseguiremo lungo il costone interno, visto che molti conoscono la pineta di Prosecco, Santa Croce, quella zona lì, e di solito si passa all'interno, il sentiero 1 nuovo passa all'interno. Da comunque delle vecchie mappe dei sentieri, il primo sentiero passava sul costone esterno ed è molto più bello perché ha tutta la vista sul golfo, è comunque un punto un po' più riparato perché comunque siamo coperti, offre una vista spettacolare ed è un continuo saliscendi, quindi anche lì avremo dei passaggi un po' inediti anche per chi conosce la zona. Adesso sono sicuro che abbiamo incuriosito assolutamente tutti gli ascoltatori. Allora, prima di farli impazzire a cercare su Google, che peraltro troveranno subito, perché basta scrivere S1 Trail, la corsa della Bora, diamo anche proprio i riferimenti, i contatti, li diamo adesso, poi li ripeteremo magari anche verso la fine della puntata. E i contatti anche per iscriversi, certo, o per saperne di più. Guarda, allora, io per iscriversi ci si può iscrivere dal sito www.s1, S di Savona, 1 in numero, trail, scritto trail.com, oppure per chi è a Trieste e non avesse voglia di andare su internet e compilare il form lì, possono andare da Dima Sport in via Milano, da Mima Sport in via Battisti o da Track and Field a Basovizza, in modo proprio da accontentare tutti, anche i meno tecnologici. Adesso è il momento della musica al Caffè dello Sport, poi cluster pubblicitario, poi torneremo ancora con Tommaso De Mottoni. Happy Williams Farrell. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green, in via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radio Attività.
Siamo rientrati in studio con Guido Roberti, con Massimo Petronio. Ospite nei nostri studi oggi c'è Tommaso De Mottoni, ci sta presentando la S1 Trail, la corsa della Bora. 6-7 gennaio, le date dell'Epifania da segnare in agenda. Io mi prendo solo qualche istante per ricordare l'appuntamento di domani con Noi Siamo i Biancorossi a partire dalle ore 19, una rubrica realizzata in collaborazione con IS Copi e con l'ADMO, l'associazione donatori midollo osseo. Avremo la possibilità di ascoltare alcuni protagonisti della pallacanestro Trieste e soprattutto con l'ADMO, con un ragazzo molto giovane che ha scelto di seguire la strada della tipizzazione, quindi un messaggio sociale che cerchiamo attraverso questi microfoni di trasmettere. Torniamo alla S1 Trail. Tommaso, parliamo del servizio navetta, un servizio navetta completo che riguarderà non solo i corridori ma anche i potenziali visitatori o coloro che comunque vorranno godere di questa splendida maratona su sentiero, non su strada come hai detto tu, un servizio completo che unirà al trasporto l'enogastronomia. Guarda, vedo che tu ti concentri subito sugli aspetti più goderecci. Hai già capito il personaggio. Guarda, sai qual è il punto? Il punto è che molte persone che partecipano a questi eventi fanno parte di una famiglia o di un gruppo di amici dove gli altri non hanno altrettanto masochismo da mettersi. Un po' più pigri. Esatto, perché in fin dei conti c'è una vena di masochismo nel correre 53 chilometri al freddo il giorno della Befana. Ecco, chi non dovesse avere parenti e familiari con le stesse inclinazioni può benissimo avvalersi appunto di questo servizio navetta, pensato proprio per chi accompagna chi corre. Ossia, abbiamo detto, bene, ci sono i ristori, ci sono le navette, anche studiate con frequenza, proprio per fare in modo che se qualcuno si ritiri non resti al freddo, quindi abbiamo studiato anche un piano di recupero per chi dovesse abbandonare la gara, per non lasciarlo ad aspettare a lungo, e quindi abbiamo detto, abbiamo la navetta, abbiamo i ristori, apriamole con un biglietto minimo anche a quelli che sono gli accompagnatori di chi corre, in modo che ci sia la possibilità di andare ai vari punti di ristoro, attenderli, assaggiare qualcosa e naturalmente non spazzolare via tutto, perché sennò non chi resta niente per esatto, quelli che hanno veramente bisogno. Esatto. E poi da lì magari fare le fotografie, salutare i propri amici, i propri cari, decidere se farsi un trattino a piedi, decidere se farsi due trattini a piedi oppure se proprio non camminare, muoversi solo con la navetta. Quindi è un percorso non competitivo, ricreativo, secondo un format nuovo, perché diciamo che manifestazioni di questo tipo associate a manifestazioni di corsa in montagna non ci sono ancora state, in cui ci si sposta liberamente su tutto l'altopiano utilizzando la navetta e assaggiando, degustando da un punto all'altro. Parlando sempre di curiosità sulla corsa della Bora, so che c'è un pacco gara speciale, anche originale potremmo definirlo, descrivici cos'è. Ma guarda, ti dico, io partecipo a tantissime gare, come me sicuramente molti ascoltatori, abbiamo la casa piena di magliette, non ne possiamo più delle magliette, cioè, neanche come pigiama ormai. Ma no, ma vedi, tu sei a livello pigiama, il livello pigiama intermedio, perché dopo il livello pigiama c'è il livello asciugare i vetri della macchina, perché quando proprio non sai più cosa farne. Quindi abbiamo detto no, magliette non le vogliamo regalare, perché secondo noi è uno spreco, è un gadget un po' già visto. Quindi abbiamo detto bene, per tutti gli iscritti della prima parte abbiamo acquistato uno stock di ramponi da ghiaccio da corsa bellissimi, valore di 45 euro, li abbiamo regalati agli iscritti. Per quelli che arrivano adesso regaliamo un lettore MP3 molto simile al celebre iPod Shuffle, che però non è ovviamente marchiato della Apple, però è marchiato S1, un bel gadget che va bene anche poi per chi va a farsi la corsetta, per allenarsi, perché in fin dei conti ascoltare la musica anche
in radio meglio, però non sempre in radio, è sempre una bella cosa quando si corre. Beh, uno si può mettere i podcast del Caffè dello Sport e nel frattempo ascoltarli mentre una corre. Una cosa a caso, eh? Esatto, casuale. Comunque, ecco, ti dico, questa è l'idea, era quella di dare un qualcosa di diverso. Poi nel nostro pacco gara ci saranno anche prodotti di aziende locali, prodotti non gastronomici, integratori per lo sport. Abbiamo deciso di fare un pacco gara diverso dal solito, particolare, ricco, in parte da scoprire, in parte ve l'ho rivelato io adesso. Insomma, comunque diverso, e non ci sarà la solita maglietta. Noi di Se Uno abbiamo detto, noi magliette non le daremo mai. Linea agli sponsor del Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radio Attività. State ascoltando il Caffè dello Sport, state ascoltando Radio Attività, qui con noi in studio c'è Tommaso e stiamo parlando della Corsa della Bora. Allora, sempre a proposito di curiosità su questo evento, qual è l'equipaggiamento giusto per intraprendere una gara di questo tipo, sia se stiamo parlando di gara, sia invece per chi vuole prenderla, insomma, in maniera un po' più alla leggera, dedicandosi di più al discorso spuntini, al discorso enogastronomico? Guarda, hai toccato un tasto importantissimo, quello dell'equipaggiamento. I triestini lo sanno, col nostro clima non si scherza, perché un momento potresti avere il sole, essere quasi caldo, poi arrivi su un costone in battuta di vento e le temperature precipitano. Quindi noi sul sito abbiamo pubblicato una lista molto dettagliata del materiale obbligatorio, sicuramente un pantalone da corsa lunga, sicuramente dei guanti, un cappello, una giacca impermeabile, possibilmente imbottita. Ma la regola più importante, la cosa più importante, è che quando ci si ferma, anche se non si sente subito freddo, coprirsi immediatamente, quindi avere sempre qualcosa in più dietro. Queste sono le cose importanti, poi nel sito entriamo nel dettaglio. Noi lavoreremo anche a livello proprio di formazione e di prevenzione, perché la sicurezza in montagna, al contrario della sicurezza in una gara su strada, non è data tanto dall'impianto messo in piedi dall'organizzazione. Cioè, se io faccio una gara di atletica, se ho una manifestazione su strada, avrò fondamentale bisogno di un'ambulanza ogni tot metri, di defibrillatori, volontari. Una situazione di questo tipo in ambiente montano è quasi impossibile da dare. Sicuramente noi daremo tutto quello che è necessario e faremo del nostro meglio, ci sarà anche più di quanto richiesto dalla legge. Però la vera sicurezza in ambiente montano, comunque in ambiente aperto, deve partire dalle persone, esatto, dai partecipanti. Bravissimo. Quindi è importante essere equipaggiati, consapevoli, sapere che se non si può affrontare una determinata condizione climatica bisogna fermarsi, perché l'organizzazione non può comandare a bacchetta il tempo. E noi, ecco, prepareremo proprio una scheda delle informazioni che vogliono sensibilizzare tutti quelli che iniziano a correre in montagna, iniziano a scoprire questo sport che si sta diffondendo molto velocemente, all'importanza, alla responsabilizzazione di quello che è il rispetto dell'ambiente. Rispetto dell'ambiente inteso non solo come il non buttare spazzatura, ma anche come il rispettare la forza della natura e il pericolo della natura, che da un lato è bella e affascinante, ma dall'altro lato uccide. Quindi bisogna prenderla seriamente. Il rispetto riguardo ai rifiuti
è anche importantissimo, noi abbiamo vietato i bicchieri di plastica, ognuno dovrà portarsi la sua tazza e bere dalla sua tazza, proprio perché io ogni volta che partecipo a una maratona o una manifestazione dove ci sono bicchieri di plastica e vedo questi che corrono, li buttano, A tutte le bottigliette, esatto, a bordo strada, diciamo, sì, no? Le bottigliette d'acqua, io per dire, le bottigliette d'acqua sotto la costiera ce n'è a centinaia, di chi si allena, di chi passa, di eccetera, sono cose che non si fanno, e a me proprio si stringe il cuore nel vedere queste cose buttate in giro, anche perché con un po' di vento oppure comunque con le condizioni, anche se noi ci impegniamo a raccoglierle, è impossibile, perché comunque vanno disperse, soprattutto collabora. Quindi abbiamo detto no spazzatura, ognuno si porta il suo bicchiere, beve dal suo bicchiere. Chi si porta barrette gel, le barrette gel verranno marchiati con il loro numero, quindi verrà scritto il numero sopra. Chi viene trovato con gel, barrette, incarti non segnati con il proprio numero verrà penalizzato in maniera molto molto pesante. Sono misure assolutamente necessarie e avete fatto bene a toccare questo aspetto. A dar lustro a questa speciale avventura, la S1 Trail, anche alcuni nomi noti che è giusto menzionare, credo, sia italiani che stranieri. Ma guarda, sì, noi abbiamo scelto proprio anche come politica nostra, abbiamo promosso la manifestazione con questo spirito di corsa, di competizione, ma prima di tutto di amore per la natura. Quindi non abbiamo invitato atleti particolarmente famosi e diciamo ospitabili, ma l'abbiamo fatta conoscere a quelli che sono gli atleti che rispecchiano un po' la nostra filosofia, che sono venuti, hanno avuto proprio il piacere di iscriversi loro e venire. Io ti cito ad esempio Filippo Canetta, che è un atleta di nazionale fortissimo, poi abbiamo Zupancic qui di sloveno, che sta vincendo quasi tutto nell'ultimo anno, abbiamo la Folladore comunque in regione, che è una donna fortissima, la Balsamo, che è una triatleta e anche una corridrice di trail molto forte che verrà dalla Sicilia, e ne abbiamo tanti altri. Abbiamo Nicola Bassi, che adesso eravamo insieme in Andorra, è arrivato sesto alla gara, forse la gara più dura d'Europa, vincitore della Damel Ultra Trail. Insomma, la lista potrebbe essere ancora a continuare a lungo. Il filo comune comunque di tutti questi atleti è l'amore per la natura, l'amore per quello che è lo spirito dietro la corsa in montagna, più che l'apparire, l'essere ospite della competizione atletica. Di locali abbiamo Massarenti e Viola, che si sono iscritti tra i primi e sono due corridori importantissimi. Non ho citato tra i primi perché li considero quasi padroni di casa, e tra l'altro anche ci hanno aiutato a provare il percorso, a vederlo, sono stati quasi dei padrini della manifestazione. Restate incollate le frequenze di Radio Attività fino alle ore 15. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione dal cielo. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la teccia! Cosa aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin! Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la vecia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. Sempre allegri ma passione, viva la il popolo.
Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. La corsa della Bora qui al Caffè dello Sport con Tommaso che ci racconta di questo bell'evento che sarà protagonista a gennaio, 6 gennaio, giusto? 6 gennaio. 6 gennaio. A proposito di vivere la città di Trieste, oltre a vederla diciamo durante la giornata, perché la gara inizierà immagino la mattina, poi se uno procede diciamo a ritmo un po' più lento è possibile, probabile, anzi che pian piano cali diciamo la notte o insomma le tenebre tra virgolette, ma questo è un modo diverso anche per vedere la città e quindi vivere questo percorso anche in fase notturna. Guarda, hai detto bene, si scopre un mondo diverso. La gara ha 11 ore di tempo per essere conclusa per chi fa la gara lunga, la gara inizia alle 7 e mezza di mattina, quindi sì, i più lenti arriveranno di notte. E la bellezza di un tramonto invernale visto dal sentiero 1 è una cosa unica, ma soprattutto di notte si apre un nuovo mondo, si aprono dei nuovi scorci, si scopre una vita e delle prospettive che alla luce della torcia frontale assumono una dimensione impossibile da percepire durante il giorno. Io due o tre settimane fa correvo lungo il sentiero 1 proprio nel tratto sopra Piccina e c'erano le salamandre quelle nere e gialle che non siamo abituati a vedere qui proprio a vista mare, magari nella zona di Vipacco, nell'interno della Slovenia sì, ecco, quindi cosa che di giorno non si vedrebbe mai, ma anche la vita notturna, gli animali, magari i cinghiali, quindi un po' meglio, meno incontrarli, però diciamo ci sono tante cose da scoprire. Il sentiero 1 è anche questo, vedere la città dall'alba al tramonto e oltre il tramonto. È bellissimo questo modo di descrivere la nostra Trieste, è bella da scoprire anche by night. Allora ci concediamo l'ultima pausa di questa puntata del Caffè dello Sport e poi andremo con le conclusioni, i contatti e l'agenda sportiva sulle nostre frequenze. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radio Attività. Ultime battute della puntata di oggi del Caffè dello Sport, allora con Tommaso qui presente in studio. Allora io ti seguo già da un paio d'anni su Facebook, vedo ogni tanto una foto dal deserto, una foto dalle montagne innevate, so che insomma sei sempre in giro a gareggiare anche appunto di corsa, anche in sentieri impervi, quindi a questo proposito, visto che stiamo parlando della corsa della Bora, in avvicinamento a questo evento, i tuoi consigli comunque da esperto a chi vuole avvicinarsi a questa gara, che tipo di preparazione atletica consigli? Forse già quasi troppo tardi, ma insomma, ma guarda, ti dico questo: se sabato o domenica qualcuno è interessato a venire a una prova sul sentiero, e lì possiamo comunque dare più consigli nel dettaglio, ci troveremo sia sabato che domenica alle 14 al parcheggio della palestra di Aurisina e proveremo tutti insieme un tratto del sentiero, naturalmente gratuita e aperta a tutti. I riferimenti per sapere di più di questa prova li trovate sul nostro sito www.sdisavona1trail.com oppure sulla pagina Facebook sempre S1 Trail oppure cercando su Google la corsa della Bora trovate tutti i riferimenti. Nella sezione news del sito troverete tutte le informazioni per l'uscita di prova. Chi non potesse venire sabato o domenica ne organizziamo anche altri. L'idea è comunque quella, prima
che di fare iscritti alla gara, di valorizzare il nostro territorio e la bellezza del patrimonio che abbiamo qui. Assolutamente perfetto, Tommaso, nel descriverci i contatti, dare tutti i riferimenti. Io dico solo una cosa riguardo la nostra agenda: ricordatevi l'appuntamento di domenica, ore 14:15, l'anticipo della Pallacanestro Trieste contro la Leonessa Brescia. Radio Cronaca rigorosamente in diretta dal Pala Rubini con Emilio Ripari e Marco Catenacci. Da parte mia, della nostra redazione sportiva, Tommaso, un grosso in bocca al lupo e buona corsa. Grazie. E so che parteciperà anche Guido, che si è già iscritto adesso a quella da 54. Sì, tra l'altro. Lì zavorro io lo zaino, li mettiamo dentro un prosciuttino. Al prossimo martedì, ciao. Ciao. Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport, ogni martedì su Radio Attività. Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport.